se non perdiamo il treno, oggi andiamo a vedere le scogliere di Seven Sisters. Ci siamo riusciti. Sì, però senza caffè. Senza caffè. Allora, il vlog è iniziato un po' di corsa, ma l'intenzione di oggi è di andare a vedere le scogliere di Seven Sisters, che sono nella parte sud dell'Inghilterra, del Regno Unito. Possiamo vedere? Un momento. Londra qua, noi andiamo qua, a Seaford, facciamo tutta una camminata. Sono 22 chilometri. E andiamo a Eastbourne. Arriviamo a Eastbourne, nel mentre vediamo le Seven Sisters. Ok. Adesso ci aspetto circa un'ora e mezza di treno, io sono già sul lato marcio, ma sai come si fa a skippare il treno? Come? Basta colpire la telecamera e poi magicamente siamo all'inizio del treno. Eccoci qua! Eccoci! Siamo arrivati, parte il nostro trail delle Seven Sisters. Niente, il tempo come sempre è stupendo, noi siamo lanciati in pantaloncini corti e maglietta, ma scopriremo il nostro trail. Diciamo per quelli che vorrebbero fare questo giro, sì. Allora, partendo da Londra si va a Victoria Station, che forse è quella più comoda. Sì. Si prende il treno che da Victoria raggiunge Lewis, poi si cambia treno e si sale su un altro treno che va a Seaford. Quindi Victoria Seaford con totale un cambio in mezzo. Mezza. Un'ora e mezza di treno, abbastanza veloce, io ho dormito, lei ha letto. Dovrebbe essere molto bella la passeggiata, più bella di quella di Dover. Che però forse è più conosciuta. Sì, Dover è conosciuta. Come mai è più conosciuta? Le bianche scogliere di Dover. Queste cabine. Sono belle tutte così colorate. Perché quanto costeranno per la stagione? Poco, perché il mare fa schifo qua. Poco, perché non c'è nessuno, è un posto sperduto, no? Beh, insomma, su via. Però sono bellissime. Molto belle. Sindaco, a rapallo, falle un po' così che sono più belle. Figa. Porca in un'esclamazione. Miseria. Noto con piacere che mi porti sempre in posto dove l'altezza fa da padrona. Stai ben attaccato. Vieni. Cosa vengo? Porca andiamo, andiamo. Dash, yes. Noi scenderemo con i piedi un paio di sci. No? Che infanzia hai avuto, Alice? Pippo! Pippo? Sì! Mai visto io. A few moments later. Quanto pare sta canzone è di un tizio che di si chiama... Di un tizio! Edoardo Vianello. Ora, mezza popolazione sta morendo. Ma chi è? Ma come chi è? Ma io lo conosco. Edoardo Vianello che faceva... Guarda come dondolo, guarda sì, come lui. Dondolo. Con il freestyle. Dentro Sean Leclerc, che sorpassa ha fatto, ma che sorpassa ha fatto. Che scarpe usa Alice per andare a fare camminate in montagna? Le Adidas. Non fatelo voi a casa. Sono camminatine, non sono. No, infatti non sono neanche dei buchi clamorosi, no.
No. Alice, vieni qua. Ah no. Ma allora tu chi sei? Facevamo pianura, adesso c'è un po' di salita. È stata la parte forse un pochettino più noiosa questa. Credo che questa sia una delle scogliere più alte delle Seven Sisters. Adesso questo qua non rende abbastanza, ma diciamo che la camminata è piacevole, non è nulla di particolare, ci sta, diciamolo, in Italia quante cose più belle abbiamo. Facciamo un po' i patriottici per una volta. Vabbè, è un panorama diverso, però se le metti in confronto con le Alpi o con il mare, vabbè, ciao, proprio un'altra categoria. Adesso tipo per rendere tutto un po' più interessante metterò una canzone molto avventurosa, tipo Le imprese titaniche di Alice Monti. Vai, fai una faccia disperata. Quella è la faccia di una che non mangia sushi da almeno 2 mesi. Sono sprezzante del pericolo. Abbiamo capito che ci ha messo molto meno rispetto a quello che segnava la mappa. Siamo già quasi arrivati, mancherà forse un'oretta neanche. Quindi tra poco mangiamo i panini che ha preparato qua la signorina Monti e ce li godiamo in spiaggia. Tanto vento non ce n'è, zero, ne ha zero. Facendo la versione quella più lunga, non è difficile, è solo un po' lunga e ha un tratto un po' noiosa. Più che altro la camminata, come potete vedere, sono percorsi su prati praticamente, dove viene tagliata l'erba, quindi si vede anche lo stacco tra dove è tagliata e dove non è tagliata, però cioè, ci sta, nel senso, come dicevi giustamente tu, qua in zona probabilmente gli uniche gite fuori Londra sono talmente pochi. Cercano di rendere facile l'escursione per tutti. Esatto. Allora, siamo arrivati finalmente a Eastbourne. Sì. Direi che il video si può concludere qua. Spero che vi sia piaciuto. Cosa devono fare se sì? Mettere mi piace e iscriversi al canale. Che è molto importante perché a voi non cambia nulla. È gratis, però a me cambia veramente tanto. E noi ci vediamo lunedì prossimo o quando sarà per un prossimo video. Ciao!